terzo appuntamento con il carnevale per Castellaneta. Da domani le maschere torneranno al loro posto nei cassetti e ognuno tornerà al suo ruolo quotidiano. Ma per questa sera la parola d'ordine è ancora divertimento. E allora? Venghino, signori, venghino al meraviglioso mondo del circo e tanto divertimento! Per l'ultimo spettacolo del meraviglioso mondo del circo, che ha voluto chiudere in bellezza il periodo carnevalesco in un martedì grasso che ha portato a Castellaneta le stravaganze tipiche dell'ambiente circense. C'erano proprio tutti dietro ai tre carri allegorici ideati da Rocco Castellano e Luigi Bressan e realizzati dai volontari che hanno dato vita all'ultima sfilata della 14ª edizione del Carnevale degli Alunni, a cominciare da loro, il gruppo dell'Uni3, maschera ufficiale del Carnevale castellanetano. Che carnevale degli alunni sarebbe senza la maschera tradizionale di Pio Cezio Sbadiglione? Certo, in effetti non è stato possibile essere presenti in gran numero nei due precedenti incontri. Gli anni passano per tutti. Diciamo che vi siete fatti attendere e quindi questa sera chiudiamo in bellezza. Certo, è stato del tutto involontario, qualche problemino di salute. Però questa sera finalmente siamo quasi tutti presenti in un bel numero. Siamo ritornati siamo bambini. Siamo ritornati bambini. E ci divertiamo. Ok, bravo Chiara. Divertimento, questa la parola d'ordine del Carnevale di Castellaneta e dei gruppi mascherati che, nonostante il lungo percorso con partenza da via San Francesco e arrivo in piazza Principe di Napoli, hanno dato vita a trenini improvvisati e vere e proprie coreografie. E allora, tra venditori di popcorn con i loro piccoli sacchetti al seguito, pagliacci e poi loro ribattezzate le Moira, che con i loro copricapi e vestiti colorati hanno fatto rivivere la preziosità del Circo Orfei, diamo parola ai protagonisti veri di questo carnevale, dai quali, a luci spente, arriva già l'arrivederci al prossimo anno. Il gruppo Santa Trinità ha affrontato il tema del circo con grande entusiasmo, rappresentando Moira Orfei e i domatori. Noi abbiamo partecipato anche ai laboratori della cartapesta, assiduamente, abbiamo partecipato in tutte le fasi del circo. Però volevo sottolineare anche che io rappresento l'amministrazione comunale, che ha fortemente voluto che il carnevale di Castellaneta andasse avanti e non morisse. Per il gran finale addirittura corona e scettro. Certo, ci siamo cimentati alla grande per dare un contributo a questa manifestazione importante per Castellaneta. Quindi ora per questa terza sfilata possiamo fare un commento conclusivo. Quanto vi siete divertiti? Il mille per mille della felicità a Castellaneta, con questo carro e questa festa e questi colori. E mi piace assai quando i bambini stanno in allegria che buttano i coriandoli in aria e vanno tutti travestiti, perché nelle strade sono tutti tutto colorato. Se a carnevale vanno tutti colorati, tutto il mondo deve essere colorato. Vorrei dire che secondo me questo carnevale sta facendo concorrenza a quello di Putignano, perché è davvero bello, con questo gioco di luci, anche Moira con le gonne, veramente bello, fantastico. È difficile descrivere l'emozione che si può provare nel vedere le vie di Castellaneta piene di colori, di musica, di balli, di gente che si diverte. E ripaga degli sforzi fatti in questi mesi. Certo, ci ripaga degli sforzi fatti in questi mesi. Infatti vediamo che è un appuntamento ormai atteso da castellanetani. Infatti ci sono qui stasera anche tanti visitatori dei paesi limitrofi che vengono coinvolti e travolti dal clima festoso del nostro carnevale. Io vorrei ringraziare innanzitutto gli sponsor che con il loro contributo ci hanno permesso di fare questa manifestazione. Poi vorrei ringraziare tutto il servizio d'ordine, quindi la Polizia Municipale, i Nonni Civici, la Croce Blu.
vorrei ringraziare anche tutti i gruppi mascherati e quindi l'Istituto Comprensivo Surico con i Plessi, Parco Valentino, Iacobellis, Spineto Montecampolo, l'Istituto Comprensivo Pascoli, le scuole di ballo Obsession Dance, Alda Russo e Fratelli Scialpi, i gruppi mascherati e quindi il gruppo dei Santa Trinità e le associazioni. Quindi abbiamo l'associazione Gaia e CIA Insieme, l'Uni3, la CD Castellaneta Calcio con la categoria Pulcini e Calcio a 5 femminile e l'associazione di La Terza Energicamente Insieme. Un ringraziamento particolare adesso vorrei fare a tutto il gruppo dell'associazione, ma anche a quelle persone che quest'anno si sono avvicinate e che con tanta passione, impegno e sacrificio hanno realizzato 4 carri in cartapesta. Quindi è stata veramente un'impresa e io sono fiera di essere ancora una volta il presidente di questo gruppo. Vorrei in ultimo ringraziare anche l'amministrazione comunale che ancora una volta ha creduto in noi. Grazie a tutti e buon divertimento. Il carnevale è la cosa più bella, quindi non dobbiamo morire di noia.